Ciao a tutti, vi propongo un esercizio mentale molto ipotetico per capire se abbiamo e se i mezzi di informazione hanno qualche pregiudizio nei confronti della Russia. Faccio questo parlando della trattativa Stato-mafia, che non c'entra nulla apparentemente e di cui io non so molto, però se mi seguite fino alla fine vedrete che c'è un po' di senso. Allora, dicevo, non ne so molto perché io in pratica so che c'è stata questa trattativa tra rappresentanti dello Stato e rappresentanti della mafia, che ha anche portato all'approvazione di qualche legge a beneficio dei mafiosi sul carcere duro, per esempio. E però non si sa nessun nome. Io almeno non ho sentito nessun nome, mi sembra che anche i giornalisti non li conoscono, non sanno chi sono questi rappresentanti dello Stato che hanno portato avanti questa trattativa. Non possiamo credere che siano i poliziotti, insomma, ci deve essere stato qualcuno di importante dietro, però i nomi non si sanno. Gli unici nomi che abbiamo sentito sono quelli di Mancino e Napolitano, perché sono stati intercettati parlare telefonicamente tra di loro. Forse in relazione di questa trattativa, però sembra proprio che queste intercettazioni non siano assolutamente rilevanti ai fini delle indagini e quindi sono state distrutte senza che noi potessimo conoscerne il contenuto. Allora, cos'è che io trovo di strano di questa storia? Il fatto che non si conosce nessun nome, perché se ci sono state delle leggi che sono state anche approvate, vuol dire che sono state discusse dalla Camera, dal Senato, sono state firmate da un Presidente della Repubblica, qualcuno deve aver fatto relatore di queste leggi, deve aver messo il suo peso dietro, perlomeno i capigruppo devono aver deciso di votare per questa legge, eppure non si sa nessun nome. Adesso vabbè, non voglio parlare proprio ad entrare in questo, quindi restiamo con un punto di domanda: com'è possibile? Ma mettiamo che sia proprio così, che davvero non si sanno, neanche gli investigatori sanno i nomi delle persone coinvolte. Allora, l'esercizio che voglio proporvi è: immaginiamo che una storia del genere avvenga in Russia. Ovvero che emerga l'informazione o il sospetto che sia avvenuta una trattativa tra lo Stato e la mafia russa. Beh, apriti cielo, immediatamente, penso siamo tutti d'accordo che la notizia farebbe il giro del mondo, e magari non apertamente, però il pensiero che ci verrebbe e che verrebbe fatto passare dai giornali è che Putin è coinvolto. Se non è mafioso, ha legami con mafiosi, eccetera. Non è possibile che ci sia una trattativa Stato-mafia senza che il Presidente della Repubblica ne sia al corrente, specialmente in Russia. Ok, ci sarebbe questo sospetto. Se poi il Presidente della Repubblica, Putin, fosse intercettato telefonicamente a parlare riguardo di questa trattativa, e beh, sarebbe una prova abbastanza solida della sua colpevolezza. Se poi queste intercettazioni non venissero divulgate, ma anzi Putin sollevasse un conflitto di attribuzione, come ha sollevato Napolitano, contro i giudici che sono in possesso di queste intercettazioni, beh, allora sarebbe una prova matematica che Putin è dietro questa storia, che ha trattato con la mafia e che adesso sta cercando di nascondere le tracce. Ancora, se poi lui dicesse che si facesse dare queste intercettazioni e dopo comunicasse a mezzo stampa
Guardate, io ho ascoltato queste intercettazioni, però non ci ho trovato nulla di rilevante, per quanto riguarda l'indagine, quindi distruggetele. Beh, insomma, questo serve proprio, diciamo, oltre il danno, la beffa, lo considereremo assolutamente ridicolo e veramente la prova certa, matematica, che è colpevole. Napolitano ha fatto così, Napolitano ha fatto queste cose, eppure nessuno, nemmeno i più critici, nemmeno Marco Travaglio, nemmeno chi è? Borsellino, il fratello del giudice ucciso, nessuno si azzarda a dire che Napolitano è coinvolto in questa storia o che è parzialmente colpevole. Si dice che quelli che hanno protestato di più hanno protestato dicendo che è bene che per trasparenza queste conversazioni vengano pubblicate, ma nessuno si è mai sognato di dire che è colpevole. Invece con Putin lo diremo tutti. Ma è altrettanto interessante vedere come i mezzi di informazione hanno trattato questa storia all'estero. Cosa se ne sa all'estero? Beh, io ho controllato il sito della BBC. E sul sito della BBC della trattativa Stato-mafia non c'è traccia. C'è semplicemente un articolo che riguarda la cancellazione delle intercettazioni, l'ordine che Napolitano ha dato di distruggerle, senza però mettere in dubbio la sua totale estraneità dei fatti. Allora, voi capite benissimo che se questa storia fosse successa in Russia sarebbe sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. Vabbè. Io vi lascio così, lascio a voi trarre le conclusioni, riflettete su questo e vi saluto. Ciao ciao.